credo che davvero dovremmo riscoprire questa dimensione del diritto che forse non è pienamente compresa, no? Sembra tante volte che siano leggi un po' astruse, un po' estrinseche, ma invece a me sembra che un diritto vissuto nella Chiesa e quindi informato dei principi della Chiesa è essenziale proprio alla vita stessa della Chiesa. Perché senza questo diritto la Chiesa viverebbe in una forma anarchica, quello che invece è un suo elemento essenziale, ma non può che viverlo bene quel momento essenziale, perché deriva direttamente da Cristo. La misericordia non è altro che la traduzione ultima della giustizia, ecco. Quindi non c'è assolutamente nessuna contrapposizione tra le due, no? Ma diciamo piuttosto una integrazione, ecco, per cui la giustizia trova il suo compimento nella misericordia. Il primo regalo che la misericordia deve dare è quello di fare le cose giuste. E questo, una persona che è veramente giusta è anche misericordiosa. E Monsignor Arrieta ci ha consentito di vedere come questi due elementi si possono vivere insieme, anzi debbono vivere insieme, altrimenti se vanno spaiati non si vive né la misericordia né la giustizia. Ma lui è stato un grande studioso, quindi il suo contributo è stato soprattutto un contributo di pensiero, ecco, quindi un contributo accademico che ha illuminato tantissime questioni, tenendo conto soprattutto del periodo in cui viviamo, del periodo post-conciliare, e quindi anche di una rivisitazione del diritto a partire proprio dai testi del Concilio Vaticano II, ma poi anche un contributo molto importante anche sull'applicazione del diritto a livello della Chiesa universale.